vibrazioni da traffico pesante ed inquinamento acustico ed ambientale, quando questa casa colonica fu realizzata non c'erano e nemmeno era immaginabile che arrivassero. I mezzi di locomozione di uso comune all'epoca erano ancora a trazione animale e la località di Chiaruccia era praticamente aperta campagna. Il primo pezzo della casa porta la data di fine Ottocento ed i campi, a perdita d'occhio, erano il suo sfondo. Ora invece questo spaccato di civiltà contadina si trova stritolato dalla moderna viabilità e dal centro di un vero disagio collettivo, sia per chi si trova a transitare qui che per chi vi abita, come le abitazioni vicine, adiacenti a questa strada provinciale, ma che di fatto ormai è una strada urbana. L'ipertraffico quotidiano sta creando gravi problemi ai residenti che, dopo il nostro servizio di ieri, ci hanno interpellato per farci partecipi di una situazione che, con l'aggiunta di questa deviazione di traffico, ha aggravato quella preesistente, di cui già la provincia aveva ricevuto decine di comunicazioni, tutte andate più o meno inascoltate. Nel 2017 io avevo fatto una segnalazione di ristagno di acqua, perché l'acqua purtroppo ristagna anche a seguito dei tempi e delle modifiche apportate urbanisticamente in questo luogo, e qui ci sono un po' le responsabilità di tutti, compresi i dirigenti nostri del comune, che qualcuno magari adesso è in pensione. Alle nostre spalle, tanto per dirne una, c'è stata una modifica del piano di campagna e si è alzato di 1,50 m. Quindi verso il Metauro il piano di campagna va a discendere e non si è modificato. A monte, verso Montegiovi, invece c'è questa modifica dovuta alle opere urbanistiche volute proprio dal comune. Però per questi ultimi danni che si stanno creando ai frontisti, e io parlo di frontisti perché i frontisti sono quelli che ricevono più danni del normale, naturalmente, se la situazione che perdura da 4 mesi circa dovesse continuare per altri 2 mesi, io chiedo che si faccia perlomeno una distribuzione del traffico, non per salvare la nostra casa che è alle spalle, qui verso, diciamo, sulla mia destra, ma per cercare di capire come si può ovviare, come si possono limitare i danni. Quindi questa è la mia impressione. Naturalmente, se ci sono dei danni, poi qualcuno ne risponderà, perché non sono solo io. La signora c'ha il suo fronte, l'altro signore c'ha il suo fronte e così via. Allora, a questo punto la chiudo dicendo: se un responsabile dell'autostrada che ha preso accordi con la provincia fa un saltino su questo tratto, di strada, sarebbero i benvenuti, e poi vedremo come si può risolvere, se ci rimangono ancora mesi davanti di traffico, insomma.